A distanza di qualche ora non si è fatta attendere la risposta dell'assessore ai lavori pubblici Adriano Di Battista sulla polemica dell'elenco delle opere pubbliche. Un duello a distanza sul tema con l'opposizione che ha diffuso una nota per argomentare il suo voto in consiglio comunale e poi arriva la risposta della maggioranza. Secondo il capogruppo di minoranza, Alessandra Candelori, avrei strumentalizzato il suo no al contributo per il salvo. Della casa di riposo, dichiara l'assessore ai lavori pubblici di Battista, aggiungendo: Ancora oggi il capogruppo di minoranza continua a confondere il piano triennale delle opere pubbliche, approvato ormai da mesi, con il suo aggiornamento. Abbiamo ricevuto un finanziamento che all'epoca dell'approvazione del piano non c'era e, pertanto, al fine di poterlo utilizzare, è stato necessario l'aggiornamento del programma delle opere. Nulla di più semplice e ordinario, trattandosi di meri adempimenti burocratici. La differenza è stata ampiamente e ripetutamente illustrata in Consiglio Comunale, anche dal segretario. Solo oggi la Candelori chiede confronti pubblici e referendum, ma dov'era questo senso di partecipazione popolare quando era lei capogruppo di maggioranza? Il consigliere Candelori può sempre formulare un'istanza di correzione o riproposizione in Consiglio per rettificare il suo voto laddove oggi abbia compreso il reale contenuto dell'atto e volesse dare il suo fattivo consiglio. Contributo al salvataggio della casa di riposo. Sul punto è intervenuto anche il capogruppo di maggioranza in consiglio, Mario Ciavatta, il quale ha dichiarato che l'attenzione mostrata dalla Candelori sulla delibera di finanziamento è la stessa mostrata dalla sua amministrazione per la manutenzione e la salvaguardia della casa di riposo, dei suoi ospiti e degli operatori, concentrata su tanti proclami ma nessun fatto. Abbiamo chiesto alla stessa di giustificare in consiglio perché sul suo volantino propagandistico avesse raccontato il. Cittadini di Sant'Omero, che sulla casa di riposo erano in corso lavori per un milione di euro. Stiamo ancora attendendo una risposta o, in alternativa, il milione di euro.